Una Fiorentina che ha dominato il girone A, terminando a punteggio pieno nella prima giornata, superato l'arco 2-0, poi successo sul Piacenza per una rete a 0 e infine un'altra vittoria sull'Inter per 2-1. Quindi la classifica del girone A ha visto Fiorentina a punteggio pieno, poi Inter a quota 6, Piacenza 3, arco 0. Il Milan in semifinale, poi la Fiorentina ha superato dopo i calci di rigore il Napoli per 5-4, mentre il Milan è salito nel girone B, terminato anch'esso a punteggio pieno, a quota 9, superando 2-0 una rappresentativa regionale, il Bayern, formazione tedesca, una delle società estere invitate, e il Milan ha superato poi l'Atalanta per 1-0, infine in semifinale successo per 2-1 sul Parma. E dunque i rossoneri, i giovani rossoneri sono approdati a questa finale. Vediamo allora le formazioni, intanto le squadre ormai sono in campo, l'arbitro è il signor Tiziano Pieri, coadiuvato dai guardaline Santuari e Vanacore. Per quanto riguarda il Milan, abbiamo già la disposizione in campo, almeno quella che dovrebbe essere, quello che dovrebbe essere l'assetto tattico, che naturalmente poi verificheremo nel corso della partita. Tusino tra i pali del numero 1. Da destra a sinistra, difesa 4 con Valerio Severi numero 3, Lino Marzorati numero 5, Marco Melis numero 6, Michele Cappellari numero 2. Centrocampo, ma intanto un minuto di silenzio a ricordare Cinzia Maltese. La giuria presieduta da Sergio Zavoli del Premio giornalistico intitolato Pepe Viola ha voluto ricordare anche Cinzia Maltese, giovane giornalista di Rai Sport, che ha saputo esprimere la passione per la professione, per lo sport, continuando il suo lavoro, realizzando servizi e rubriche fino all'ultimo. Ricordo di Cinzia Maltese. E veniamo a questa finale, ricordiamo allora la formazione del Milan, tra i pali Tusino con il numero 1, Severi con il numero 3, Marzorati con il numero 5, Melis con il numero 6, Cappellari con il numero 2, questa è la difesa da destra a sinistra, difesa 4, centrocampo da destra a sinistra, Davide Canini con il numero 7, il nigeriano Aide con il numero 4, Riontino con il numero 8, Moffa con il numero 18, di punta. Ferrario, Carlo Emanuele Ferrario con il numero 16 e Paolo Grossi con il numero 10. Risponde la Fiorentina allenata da Luciano Bruni con Scarzanella con il numero 1 tra i pali, difesa 3 con la destra a sinistra, Nicola Scarpellini con il numero 2, Nicolo Lodovichi con il numero 6, Stefano Prondi con il numero 3. Centrocampo da destra a sinistra, Michael Bartalini con il numero 7, Jacopo Zagaglioni con il numero 4, Samuele Parrini con il numero 8, Marco Mucci con il numero 5. Schierato nella posizione, almeno questa è stata la sua posizione in campo in semifinale, Andrea Luci, un elemento molto interessante secondo gli osservatori, con il numero 10, e le due punte della Fiorentina, Nicola Moretti con il numero 9 e Delia Luzzoli con il numero 11. Un minuto di gioco, ricordiamo che la categoria prevede, questa categoria sono due tempi da 40 minuti, naturalmente nella finale eventuali
supplementari in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, supplementari di 10 minuti e poi una serie di rigori, due serie da 5 rigori e poi eventualmente in caso di ulteriore parità i calci di rigore ad oltranza. Il Milan in possesso di palla, intanto ricordiamo anche gli altri elementi a disposizione dei due tecnici in panchina, sono piuttosto numerose le sostituzioni, ben 7. Per quanto riguarda la Fiorentina, il secondo portiere Battelli, poi Frilli, Masieri, Pisaneschi, Carletti, Cortese, Corapi. Il Milan invece con Dei Forti, il secondo portiere, poi Bignamini, Collitorti, Tosine, De Masi, Okoye, connazionale di Aide, anche lui nigeriano, e infine De Nigris, attaccante. Questi i giocatori a disposizione dei due tecnici Bruni e Lorini, e il Milan in possesso di palla, il lancio in profondità per Grossi, ma è troppo lungo e c'è la rimessa in gioco a favore della Fiorentina e Parrini ad incaricarsi della rimessa già effettuata. Il controllo di Luzzoli, poi lo scambio ancora con Parrini, Bartalini prova a smarcare il compagno, passaggio troppo lungo, rinuncia a rincorrere il pallone Parrini e c'è una rimessa laterale a favore dei giovani rossoneri. È presente qui in tribuna il vicepresidente del Milan, Franco Baresi, a seguire questa finale della formazione allenata da Giovanni Lorini. Controllo del numero 5 della Fiorentina, poi il suo rilancio, Marco Mucci, ma ancora il capitano rossonero, lungo servizio in avanti di Melis, recupera ancora il possesso di palla la squadra viola. C'è ancora un fallo laterale, la rimessa, anzi evita il fallo laterale il numero 2 Scarpellini. In profondità il controllo di Parrini, tra i più attivi in questa fase d'avvio della partita nella squadra viola. Ancora Parrini, il servizio in profondità per Bartalini, ribattuta il suo invito. Poi c'è l'intervento dell'arbitro, il signor Tiziano Pieri di Genova. Il gioco è fermo e riprenderà con un calcio di punizione a favore della Fiorentina ed è Bartalini. Il passaggio basso, ma sbaglia, intercetta il nigeriano Aide, e tra l'altro Aide è un prestito dalla Reggiana. Un altro degli elementi interessanti sotto osservazione, il nigeriano Aide, classe 85, in prestito dalla Reggiana. Un altro prestito anche nel Milan, che è tuttavia infortunato, quindi non è stato schierato in questa finale, si tratta del brasiliano Barreto. Ma diversi, come vedremo, sono gli elementi anche finiti già nel giro delle nazionali di categoria, l'under 15 anzitutto. E si riprende ancora con una rimessa in gioco, questa volta a favore del Milan, rincorre il pallone Melis. Disposizioni in campo confermate, un 4-4-2 del Milan, una Fiorentina con tre difensori, quattro centrocampisti, la posizione di Luci, Andrea Luci, un elemento che giostra dal centrocampo all'attacco, in grado di fornire l'ultimo passaggio. In questa fase sta operando sul centro-sinistra dello schieramento della squadra viola allenata da Luciano Bruno. Bel colpo di testa del numero 3 della Fiorentina, Brondi, poi il Milan con Canini che non riesce a evitare il fallo laterale, dunque la rimessa in gioco a favore dei viola con Mucci in avanti, ma recupera la difesa rossonera. Il colpo di testa abbiamo visto di Moretti, Nicola Moretti, e ancora un fallo laterale a favore della Fiorentina, e sempre a incaricarsene Marco Mucci, esterno sinistro di centrocampo nello schieramento predisposto da Luciano Bruni.
Si gioca in un fazzoletto di campo, squadre molto corte. In questa fase d'avvio sono trascorsi 7 minuti dall'avvio, sempre 0-0 il punteggio. La Fiorentina prova a distendersi in profondità con Bartalini, il cross di Bartalini, il primo a fondo di una delle due squadre, ma è fuori misura il traversone di Bartalini. E dunque rimessa da fondo campo per il Milan con il suo portiere Marco Tusino, classe 85. La rincorsa di Tusino, la lunga battuta. Tra l'altro un torneo che si svolge a ritmo serrato, cominciato giovedì scorso, da giovedì a domenica le squadre che sono giunte all'epilogo del torneo, cioè Milan e Fiorentina, hanno disputato 4 partite, una partita al giorno tra le partite della fase eliminatoria e la semifinale, un giorno di riposo soltanto nella giornata di lunedì. Intervento di Pieri a comandare la punizione per la Fiorentina, è proprio Andrea Luci, il suo destro in area a cercare Moretti, colpo di testa della difesa rossonera che libera poi l'intervento di Moffa. Ma ancora la Fiorentina con Luzzoli, prova ad andare via, viene contratto da Melis, ancora la Fiorentina, Moretti, e c'è un intervento spalla contro spalla, ancora la Fiorentina insiste con Luci, il suo sinistro. Sicuramente Fiorentina più intraprendente in questa prima fase. Da fondo campo ancora Tusino alla battuta, l'estremo difensore della squadra milanista. Osserva il piazzamento dei compagni. Il destro dell'estremo difensore milanista e poi ancora il controllo di Grossi, ma è sempre la Fiorentina a proporsi con Luzzoli. Il pallone è finito in fallo laterale, dunque la rimessa in gioco per il Milan. Il controllo di Riontino, ancora un fallo laterale, rincorre il pallone Cappellari per la nuova rimessa in gioco del Milan, quando al cronometro sono ormai trascorsi 10 minuti, punteggio sempre di 0-0, e si procede per avanzamento da fallo laterale sul settore di sinistra dello schieramento rossonero, il colpo di testa di Cappellari e poi il controllo di Bartalini. Questa volta la rimessa in gioco è dei giovani viola, tutti nella metà campo del Milan. La rimessa in gioco di Bartalini, il controllo di Luzzoli, prova a farsi largo ma c'è Cappellari, ultimo a toccare il giovane viola. Rimessa in gioco già effettuata, il controllo di Grossi, prova a servire, ecco Grossi il controllo, affrontato da Parrini. Poi l'intervento del signor Pieri, comandare un calcio di punizione a favore dei rossoneri. Rivediamo questa azione in regia, Franca De Paolis ci ripropone l'intervento falloso e d'ora la punizione a favore del Milan, il controllo di Moffa, poi il passaggio a Severi, esterno di destra, difensivo in fase di avanzamento. Ecco Aide, il giovane nigeriano in prestito dalla Reggiana, retrocede la Fiorentina a chiudere gli spazi, il numero 4 Zagaglioni, e poi c'è questo inserimento del numero 8 Riontino, spazza via la sua area Brondi, rimessa in gioco questa volta sull'altro versante del Milan con Severi. Ancora Severi, il suo cross al centro per il controllo, bella azione di Grossi, poi l'uscita di Scarzanella,
sul servizio del compagno. Grossi prova ad andare via, si allunga leggermente la palla ed esce con tempestività Scarzanella, dunque primo pericolo per quanto riguarda l'area viola. Ancora i rossoneri in possesso di palla con Ferrario, affrontato fallosamente da Brondi l'intervento di Pieri. Ferrario che si è messo in luce in questa in semifinale, autore degli ultimi 3 gol del Milan, doppietta decisiva per lui in semifinale con il Napoli. Attenzione a questo servizio in area, poi esce ancora Scarzanella, Riontino pericolosamente la sua proiezione offensiva, e vediamo poi qualche problema nel controllo anche per l'intervento di Scarpellini che ha favorito l'uscita di Scarzanella. Colpo di testa di Aide, slotta a centrocampo Zagaglioni, poi Aide ancora, due numeri 4 in posizione speculare, due mediani di sostanza nel centro del reparto mediano delle due squadre. Un gioco che si è spostato a sinistra con ancora con Grossi in evidenza, ma riparte la Fiorentina. Recupero ancora di Aide, prova il Milan con Canini, poi c'è il recupero di Mucci, ancora Aide, grande conquistatore di palloni, servizio a Canini sulla destra, vedete il raddoppio su di lui e ancora Mucci, poi il fallo laterale a favore della Fiorentina sul rinvio di Brondi, il rimpallo a favore della squadra viola, la rimessa in gioco di Mucci ancora. Marco Mucci in avanti, il controllo difficoltoso di Moretti, poi Elucci ad addomesticare il pallone, prova a cambiare gioco dall'altra parte a Bartalini, ha di fronte Cappellari e Cappellari alla meglio sull'avversario, si ferma Grossi, pensava forse di ricevere lo scambio dal compagno. Qua alla meglio la difesa viola, ancora Brondi in profondità per Luci, il tentativo di Marzoratti, recupera il Milan, possesso di palla in profondità per Ferrario, nessun compagno lo assiste, tre avversari su di lui, può alla meglio Parrini, cambia gioco, poi ecco il pallone a Luci. Luci, Andrea Luci sulla sinistra, decentrato al centro per Moretti, prova a far proseguire Luzzoli, ma capiscono tutti i difensori del Milan e interrompono la trama offensiva dei viola. Viola ancora in possesso di palla, l'intervento falloso di Ferrario ai danni di Parrini e la concessione del calcio di punizione. Ecco, rivediamo. Intervento falloso, già battuta la punizione, ancora Milan con Ferrario. Carlo Emanuele Ferrario, uno degli elementi interessanti già nel giro della nazionale under 15, questo ragazzo autore, come abbiamo detto, della doppietta decisiva grazie alla quale il Milan si è qualificato per questa finale, doppietta realizzata in semifinale con il Napoli. Ancora Milan con Grossi, affrontato da Scarpellini, al centro c'è Ferrario, prova a servire il compagno ma chiude la difesa della Fiorentina e si ripropone con Zagaglioni, poi il numero 7 Bartalini e questa volta a intercettare è Aide, gran movimento del nigeriano. Cappellari suo sinistro e non c'è nessun compagno, controlla facilmente Brondi, serve Luci. Luci che in questa occasione parte da una posizione decentrata dal centro-sinistra per cercare di servire i due compagni che stazionano in avanti, Moretti e Luzzoli. Anticipo ancora di Brondi, poi perfeziona Lodovichi, disimpegno difensivo della squadra viola, Mucci e ancora un fallo laterale a favore della squadra allenata da Luciano Bruni. E lo stesso Mucci, Marco Mucci, a rimettere in gioco
c'è il colpo di testa di Ferrario e guadagna a metri la Fiorentina, ancora un fallo laterale, lo stesso Mucci si incarica della battuta, prova a servire Moretti, anzi Luzzoli, lo scambio con Parrini, poi capisce tutto Ferrario, va a coprire, a chiudere e c'è l'intervento falloso di Ferrario, la punizione per la Fiorentina già battuta, il colpo di testa di Bartalini, Cappellari chiude bene, Grossi, ritorna su di lui Bartalini, ancora il Milan, Fiorentina con buona determinazione a centrocampo, cerca di tenere lontani i rossoneri dalla propria area. Un intervento per il momento di rilievo da parte dei due portieri, solo un paio di uscite di Scarzanella, l'estremo difensore della Fiorentina, 18esimo, punteggio sempre di 0-0 e la finale del trofeo Città di Arco Beppe Viola, riservato agli under 16 nati nell'85 e nell'86. Tanto un buon lavoro di Canini, poi chiude ancora bene la Fiorentina, ma poi sbaglia il rilancio Samuele Parrini. Due squadre nei rispettivi gironi nel campionato allievi nazionali. La Fiorentina nel girone C deve recuperare due incontri ed è comunque in lizza per vincere il girone e qualificarsi dunque per le fasi finali nazionali, mentre il Milan è inserito nel girone B e in corsa per il terzo posto, una squadra che sta crescendo come rendimento nelle ultime partite. Attenzione intanto alla Fiorentina con Parrini affrontato da Marzoratti e poi il calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita, è lo stesso numero 8 Viola, Samuele Parrini dalla bandierina, tutti in avanti i giocatori Viola, seguire la traiettoria di Parrini, mucchio di giocatori in area e poi Brondi prova a lottare ancora su questo pallone ma difende bene Marzoratti. E dunque rimessa in gioco a favore dei rossoneri, diciamo, del Milan inserito nel girone B al campionato allievi nazionale, in corsa per il terzo posto, in crescita di rendimento nelle ultime partite dopo un avvio difficile a causa anche di diversi infortuni che hanno colpito diversi ragazzi. E il capocannoniere nel campionato nazionale Paolo Grossi, che vediamo qui con il numero 10, classe 85, con 10 reti, mentre il capocannoniere della squadra viola nel campionato nazionale Lia Luzzoli, anche lui dell'85, con 9 reti, con la maglia numero 11 della Fiorentina. Ma il Milan poi chiude Mucci, molto attento, Fiorentina che prova a imbastire una nuova trama offensiva, Luzzoli, ecco il capocannoniere, buon lavoro su Severi, prova ad andare via in dribbling e c'è la prima ammonizione, cartellino giallo per il numero 3 del Milan, Severi, primo cartellino giallo della partita. Rivediamo con l'aiuto di Anna Franca De Paulis l'intervento su Luzzoli di Severi, intervento che gli è costato il cartellino giallo e punizione dunque della squadra viola e Andrea Luci alla battuta. In area Moretti, Luzzoli, tiro e attenzione, ma c'è l'intervento di Pieri, pallone nelle mani di Tusino, l'estremo difensore della squadra rossonera. Rivediamo, ecco, vedete l'intervento, poi arriva di corsa Parrini, ma c'è stato il fischio dell'arbitro. Palla a centrocampo, il colpo di testa di Melis, Grossi va su questo pallone, c'è Scarpellini davanti a lui, ancora Grossi, poi anche il raddoppio vincente di Bartalini, ancora il Milan in possesso di palla con Aide, Cappellari,
squadre molto corte ancora, spazi ben, copertura degli spazi attenta da parte delle due squadre. E ancora l'impostazione, il Milan con Marzoratti, colpo di testa di Grossi, Ferrario, ma poi c'è l'intervento di Pieri, ravvisato intervento falloso. Abbiamo rivisto Ferrario, l'intervento di Ferrario, la punizione concessa, ecco i falli, la situazione per quanto riguarda le rilevazioni dei falli. Questa prima fase della partita, 22 minuti di gioco dei 40 in programma nel primo tempo. E ancora il gioco fermo, ancora il gioco fermo. Punizione sempre a favore, ecco, rivediamo. Intervento falloso ai danni della Fiorentina. Pronto a battere questa punizione Zagaglioni. Il destro di Zagaglioni in area, è un passaggio a Tusino, rimette in gioco prontamente il pallone il giovane portiere rossonero, poi il controllo volante di Bartalini, Luzzoli, buon movimento di Luzzoli e di Bartalini sulla fascia destra dello schieramento della squadra viola, scambiano ancora i due. Al centro c'era Moretti, chiude la difesa del Milan, Zagaglioni prova a cambiare gioco, rincorre Luci, il pallone finisce in fallo laterale, è rimessa in gioco a favore dei rossoneri, rimessa in gioco di Severi, l'esterno destro della linea difensiva del Milan, quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti. Questa disposizione predisposta dal tecnico Giovanni Lorini, tecnico della formazione under 16 del Milan, un lavoro di Brondi con la Fiorentina, poi si lotta, vedete, in pochissimi metri, tanti uomini, difficile farsi luce. E rivediamo ancora intervento falloso e la punizione decretata a favore del Milan. La battuta di Marzoratti lunga, c'è Canini ben affrontato da Luci, ma è un assist quello di Luci, sbaglia poi il passaggio, ma c'è una deviazione, dunque una rimessa in gioco ancora per il Milan con Grossi che si è spostato sulla destra del fronte d'attacco del Milan, sbaglia, è duello tra i numeri 10, lo vince Luci, prova a riproporre qualcosa per la Fiorentina, Parrini, lo scambio con Bartalini, cambia gioco ancora Luci, e leggermente fuori misura il passaggio, recupera il Milan con Canini, Brondi, poi liscio di Parrini, riparte il Milan con Riontino, in vantaggio Scarpellini su Grossi, si rifugia poi in fallo laterale, la rimessa in gioco di Riontino. Rimessa in gioco di Michele Riontino, Grossi, c'è Bartalini, vicino a lui in mezzo, rinvio facile di Lodovichi, il centrale della difesa viola. Comunque una difesa a tre, ma attenzione al Milan ancora con Ferrario. Lo scambio abbiamo visto con Moffa e il Milan ancora in possesso di palla. Servizio in profondità, prova a intercettare Zagaglioni. Ancora Grossi, poi è Ferrario. E c'è l'errore, ma sbaglia anche la Fiorentina, errori in questa fase da una parte e dall'altra, recupera il Milan con Aide, sempre molto attivo, il passaggio a Grossi sulla sinistra, non ci arriva, Fiorentina con in difesa Scarpellini, Lodovichi e Brondi,
tre difensori, ma spesso Mucci esterno sinistro arretra e quindi diventa una difesa a 4, arretra a coprire sul movimento del numero 7 del Milan, Canini. Rimessa in gioco di Cappellari, poi è il numero 2 Scarpellini della Fiorentina, ancora il Milan in questa fase. Prova a sfondare il Milan in avanti e il lavoro di Canini, due uomini su di lui, c'è Mucci, il fallo laterale e a favore della Fiorentina. Ed è proprio Mucci a rimettere in gioco, colpo di testa di Parrini, ancora un fallo laterale. Milan con Riontino, li mette in gioco, fermato il gioco intanto Pieri, il signor Tiziano Pieri di Genova. Qualcosa da dire, intanto si ripete il fallo laterale ed è Severi ad incaricarsene, questo è un intervento falloso in gioco pericoloso di Lodovichi, prontamente rilevato da Pieri sul pallone. Canini si allontana, moffa, si avvicina invece a Aide e lascia difatti Canini ad Aide, esecuzione di questo calcio di punizione, il destro in area, controllo difficile da parte di Ferrario, si allarga lo scambio con Riontino, libera ancora la difesa della Fiorentina, rincorre il pallone Melis e Luzzoli, commette fallo, secondo Pieri il giocatore viola, punizione Cappellari, il destro di Cappellari a cercare Ferrario, ma c'è il colpo di testa di Bartalini. Ancora un fallo laterale, sempre Cappellari, padrone della fascia sinistra difensiva del Milan, il controllo di Zagaglioni, difficile poi è Bartalini, buon lavoro di Moretti, resiste alla carica di Melis Moretti, poi c'è Aide che intercetta, ancora il Milan con Riontino, recupera Moretti, Luzzoli, scambiano i due, chiude poi Cappellari. Avanza il numero 3 del Milan in profondità per Grossi, non c'è nessun compagno al centro, arriva Aide, anche Ferrario, spinge la difesa, viola, Bartalini, Luzzoli, Aide alla meglio su Luzzoli, Grossi, al centro c'è Ferrario, ma Scarpellini è in vantaggio, chiede aiuto a Lodovichi per questo disimpegno difensivo dei viola, controllo di Luzzoli, prova a guadagnare metri Luzzoli per Moretti, troppo lungo il passaggio, non ci arriva, Melis chiama in causa anche il proprio portiere Tusino, sempre 0-0. Prevalenza dei reparti di centrocampo difensivi, non portieri che non sono stati chiamati in causa fino a questo momento. Moffa rilancia l'azione del Milan, Aide in mezzo, lo rincorre Parrini, poi è Severi, Mucci, l'anticipo su Canini. La rimessa in gioco per la Fiorentina. È sempre Mucci, Marco Mucci, esterno sinistro, il rinvio di Severi. Controllo ancora di Mucci. Pochissimo spazio, due uomini su di lui, il pressing dei milanisti, Ferrario alla meglio, Grossi.
prova questo tiro, questo sinistro, nessun problema per Scarzanella, estremo difensore della squadra viola, Claudio Scarzanella, classe 86. Altra rimessa in gioco dall'altra parte del campo. 32 minuti di gioco di questo primo tempo e il punteggio di 0-0 tra Fiorentina e Milan, la finale che vale il 31esimo trofeo Città di Arco, Beppe Viola. L'errore di Lodovichi, riconquista palla al Milan, attenzione, sbandiera al guardaline il fuorigioco del numero 10 Grossi. Il guardaline è la signora Romina Santuari, ha alzato la bandierina, eccola inquadrata da Franca De Paolis, della Romina Santuari di Trento, così come l'altro guardaline, il signor Vanacore. È una rimessa in gioco per la Fiorentina, sempre con Mucci. Controllo di Mucci, difficile sul passaggio, sullo scambio con Nicola Moretti, ed è Severi a rimettere in gioco per i rossoneri. Aide, un controllo Ferrario, prova a servire Grossi, pallone arriva Grossi, si fa vedere anche Canini, tarda il passaggio, poi esce Scarzanella e si chiude qui l'azione offensiva del Milan, un po' più intraprendente in questa fase, così come lo era stata d'altra parte la Fiorentina nel primo quarto d'ora di gara. Ancora Cappellari, rimette in gioco Cappellari e Riontino, poi il lancio Lodovichi, scambia con Brondi, si allarga Mucci, Brondi preferisce gettare in avanti, ma il passaggio è sbagliato e fuori. Ancora una rimessa in gioco, sempre Severi sulla destra per il Milan. Ferrario e Luci che ha la meglio, buon controllo di palla su di lui, Moffa, ma resiste Luci, poi in fallo laterale si rifugia il Milan. Grande occupazione di spazi, come dicevamo, da una parte e dall'altra, difficile per i giocatori delle due squadre andare via nell'uno contro uno, però non abbiamo visto nessuno tentare il dribbling. Fiorentina chiude Aide, ma ancora il pallone in possesso della Fiorentina, sbaglia Scarpellini, Grossi, buon lavoro di Grossi, lo scambio con Ferrario, Grossi, ma c'è in vantaggio Lodovichi, fallo laterale a favore del Milan. La rimessa in gioco per la squadra allenata da Giovanni Lorini. Ancora Grossi, si libera bene il suo sinistro in due tempi, l'intervento di Scarzanella. Si era liberato bene in questa occasione numero 10 milanista Paolo Grossi. Ancora il Milan con Moffa, sempre Grossi sulla sinistra. Controllo di Grossi, evita l'avversario, poi mette in mezzo un pallone basso, il recupero difensivo di Lodovichi, la Fiorentina che prova a ripartire con Luci, supera la metà campo Luci, ma quattro rossoneri, e difatti c'è l'intervento di Marzoratti a chiudere, ancora Luci, lotta con Marzoratti e Melis, e poi subisce il fallo. Rivediamo, vedete due uomini su di lui, Marzoratti e Melis, il fischio di Pieri per la punizione assegnata ai giovani viola, e c'è Luci, il capitano della squadra viola, c'è anche sul pallone Parrini, il numero 8,
37 minuti di gioco intanto di questo primo tempo. Luci tocca per Parrini e la parata difficoltosa di Tusino sulla conclusione di Parrini al 37esimo. Azione più pericolosa della partita. Poi il calcio d'angolo, rivediamo intanto questa battuta di Parrini, vedete, non trattiene Tusino, poi anche si rifugia in corner la difesa rossonera. Fiorentina ancora in avanti pericolosamente in questa fase finale del primo tempo. Moretti in mezzo, c'è Aide che chiude, ancora un calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo a favore della Fiorentina che insiste. In questo momento vedete Parrini, l'intervento difficoltoso di Tusino, ancora riproposto da Anna Franca De Paulis, la battuta di Luci e poi il gran tiro al volo di Luzzoli sull'esterno della rete. Fiorentina più incisiva in questa fase finale del primo tempo. E qualche brivido per la difesa rossonera. La rincorsa, la battuta di Tusino. Colpo di testa di Moffa. Centrocampo, ancora hanno la meglio i centrocampisti della Fiorentina. L'apertura di Zagaglioni, poi è Luzzoli, inseguito da Melis. Ancora Luzzoli. Fallo laterale a favore della Fiorentina e c'è Bartalini ad incaricarsi di questa rimessa in gioco effettuata. Zagaglioni, mezzo per Luzzoli. Luzzoli entra in area, chiudono poi difensori rossoneri, ma insiste la Fiorentina. Luci, si fa vedere anche Mucci sulla sinistra, riceve Mucci e c'è il fuorigioco, l'intervento del signor Pieri, il fuorigioco segnalato dal signor Vanacore. Ancora Grossi, controllo di Grossi, il pallone sporco, difatti interviene con successo Mucci. Luci va a mettere questo pallone in mezzo, Luzzoli, ma è in vantaggio Cappellari. Cappellari chiude bene, buona azione, buon recupero difensivo di Cappellari, lo scambio con Aide, ancora Cappellari e poi sbaglia e la rimessa in gioco ancora della Fiorentina, più lucida in questo finale di tempo. Siamo quasi al 40esimo, Luzzoli lotta sulla fascia destra, ancora la Fiorentina conquista ancora una rimessa laterale con Bartalini. Controllo di Parrini, affrontato da Aide. Parrini alla meglio, poi il suo destro, facile la parata di Tusino. Comunque Fiorentina più incisiva, ci prova, si lotta nel cerchio di centrocampo. Aide, due fiorentini su di lui, buon lavoro del nigeriano, poi è Severi, cede la palla a Severi. Grossi in fallo laterale e termina qui il primo tempo, il fischio del signor Pieri di Genova. 0-0 tra le due squadre al termine del primo tempo. Ricordiamo la finale della 31esima edizione del Trofeo Città di Arco Beppe Viola, in diretta da Arco. Torneremo tra poco, naturalmente ancora qui da Arco, per il secondo tempo e nell'intervallo. Ma adesso cediamo la linea allo studio di Roma. Per Armin Zögerler lo slittino è molto più di uno sport. È un elemento di vita quotidiana, un compagno d'avventura da curare, modificare, testare continuamente. Su quello che è diventato d'oro a Salt Lake City ci lavora da quando 4 anni fa vinse il suo argento a Nagano.
Ci ha lavorato bene Armin il Tranquillo, tanto da conquistare l'unico metallo che mancava a una collezione iniziata con il terzo posto a Lillehammer. 28 anni compiuti a gennaio, figlio di agricoltori, continua a vivere sopra Merano in una piccola frazione di Lana. Da bambino, racconta, andava a scuola con la slitta, quando nevicava e la strada era impraticabile, era il mezzo più veloce e rapido per scendere a valle. Con 3 titoli del mondo, l'ultimo conquistato a Calgary nel 2001, battendo sia Jörg Affl che Marcus Proch, leggende dello slittino superate anche ieri a Park City, Zegler ha esordito nel circuito della Coppa del Mondo all'età di 15 anni. 6 stagioni dopo vinceva il suo primo titolo mondiale, diventando ben presto tra i protagonisti assoluti di questa disciplina, difficile in Italia anche da praticare, data l'assenza di piste artificiali. Semplice, forte del suo essere tranquillo, capace di sfidare il mondo scivolando a 140 km orari, Armin Zegler ha regalato all'Italia il secondo oro. E a Salt Lake City, tra poche ore, Isolde Kostner e compagne, tempo permettendo, andranno in cerca di altri podi. Termina 0-0 Palermo-Bari, posticipo della 23ª giornata del campionato di Serie B. Con questo pareggio i siciliani si attestano in classifica in 7ª posizione a quota 33, a 12 lunghezze dalla zona promozione. Pugliesi invece al 12° posto insieme al Genoa a 28 punti, fuori dalla zona pericolo. La Carrarese con il nuovo allenatore Pagliari è stata clamorosamente sconfitta in casa per 4-1 dallo Spezia, posticipo valido per la 23ª giornata del girone A del campionato di Serie C1. Vantaggio ligure con Fiori verso la fine del primo tempo, nella ripresa Spezia che raddoppia subito con Coti al 48°. Poi nel finale uomini di Mandorlini scatenati che vanno in gol con Caverzana all'81°, e 2 minuti dopo con Pisano sul rigore. Il gol della bandiera di Carrara e di Farris al 91°. Per i toscani è la 7ª sconfitta consecutiva e ora in classifica la Carrarese rimane terz'ultima con 21 punti. Spezia quota 43, terzo a 6 lunghezze da Livorno, primo con 49, secondo il Treviso con 46. Nuovamente in diretta da Arco per il trofeo Città di Arco Beppe Viola, giunto alla 31ª edizione, finale tra Fiorentina e Milan. 0-0 come vedete il punteggio al termine dei primi 40 minuti per questi giovani, ricordiamo, torneo riservato agli under 16 e agli allievi nazionali. Un torneo che dicevamo in apertura, in questi anni ha acquisito sempre maggior prestigio, nato nel 1972, per volontà possiamo dire di Franco Viola, che è qui con noi, il presidente del comitato organizzatore. Ricordiamo il trofeo organizzato dall'Unione Sportiva Arco, il presidente Gianni Del Fabbro. Ma Franco Viola, ecco, in questi anni avete visto crescere questo torneo progressivamente, dal 1983 anche abbinato al nome di Beppe Viola, l'indimenticato giornalista Rai, dall'83, e difatti attualmente, come abbiamo detto, Trofeo Città di Arco Beppe Viola, ecco, un torneo che quindi progressivamente è cresciuto e che è diventato un punto di riferimento per gli osservatori nel campo delle squadre giovanili. Dicevamo in apertura che è l'esatta fotografia, forse in questo momento, questa categoria della forza dei vivai. Sì, noi riteniamo che gli allievi siano oggi in una categoria, la categoria più importante oggi del calcio giovanile. Noi abbiamo avuto quest'idea parecchi anni fa, l'abbiamo portata avanti, siamo cominciati con 4 squadre, 8 squadre, oggi sono 16 squadre, diciamo le migliori in campo nazionale, per di più aggiungiamo anche una formazione o due estere per farlo diventare internazionale. Ecco, bisogna dire, tra l'altro scorrendo l'albo d'oro di questo torneo, tra l'altro la Fiorentina è quella che ha vinto più tornei, 5 titoli, poi c'è il Milan con 4, dunque una finale tra due squadre che hanno ottenuto grandi risultati qui ad Arco, anche 4 successi per la Juve, 3 per il Vicenza, il Verona e la Roma, 2 il Napoli, una vittoria per Inter, Torino, Genoa, Cesena, Bologna e rappresentativa lombarda. Ma sono passati qui giocatori che poi sarebbero diventati molto famosi, soltanto qualcuno: Demetrio Albertini, Cannavaro, Nesta, Pessotto, Tacchinardi, Baronio, Pirlo,
per venire più recentemente a Francesco Cocco, ai figli del grande Bruno Conti, Daniele D'Andrea. Ne avete visti di ragazzi giovani, ecco, qualcuno che magari l'aveva impressionata già in passato? Ma guarda, una delle cose che mi ha lasciato così il segno, tempo fa ho trovato Cannavaro, il quale al torneo Città di Arco era arrivato con il Napoli allora, e era una riserva, il titolare si è infortunato, lui ha preso il suo posto e dice: la mia fortuna è stato il trofeo Beppe Viola, perché da quel momento sono salito continuamente, subito come titolare e poi con tutta la carriera. Ecco, ci sono anche delle iniziative collaterali molto interessanti, molto apprezzate. Naturalmente abbiamo parlato del premio giornalistico Beppe Viola, che quest'anno è stato assegnato alla trasmissione Sfida, ai suoi autori Simone Ercolani e Giovanni Filippetto per quanto riguarda la sezione radiotelevisiva, per la carta stampata alla giornalista Gaia Piccardi del Corriere della Sera. Ma un'altra bella iniziativa è l'allenatore dei sogni, una iniziativa alla quale partecipa attivamente l'Associazione Allenatori del Trentino Alto Adige, un'iniziativa che è nata nel 1992, un albo d'oro prestigiosissimo. Il primo allenatore è stato l'attuale commissario tecnico della Nazionale, indicato dai giovani. Ecco, magari Viola ci spiega come avviene questa segnalazione, sono gli stessi ragazzi che partecipano al torneo che segnalano il loro allenatore ideale. Dicevamo nel 92 Giovanni Trapattoni, l'ultimo lo scorso anno Serse Cosmi, ma in mezzo anche Fabio Capello, Mazzone, Zaccheroni, Guidolin, Zeman, Scala, Simoni e Marcello Lippi. Sì, noi distribuiamo a tutte le società, a tutti i giocatori, 20 schede con le quali devono mettere il nome del suo allenatore, dell'allenatore che loro vorrebbero avere, e chiaramente escludendo l'allenatore della sua società, perché altrimenti non sarebbe regolare. Noi ritiriamo queste schede di questi ragazzi e in base alle sue votazioni, alla sua posizione, nominiamo questo allenatore che dovrebbe essere l'allenatore del sogno di ogni giocatore. Ecco, veniamo al vincitore di quest'anno, è Gigi Del Neri, che ha ricevuto ben 62 voti. Gigi Del Neri, allenatore del Chievo Verona. E poi sul podio anche possiamo dire in seconda posizione Fabio Capello con 44 voti, poi l'allenatore dell'Inter, Tor Cooper con 39 e Marcello Lippi con 33. Sì, generalmente tutti gli anni arriva alla ribalta l'allenatore che in quel momento è nelle prime posizioni o sta lavorando, diciamo, molto bene, come quest'anno col Chievo, che sta facendo un ottimo campionato e i ragazzi si vede che stanno seguendo attentamente il lavoro di questi allenatori. Sono intanto rientrati i giocatori in campo. Ecco, ma prima di riprendere la telecronaca del secondo tempo di Fiorentina-Milan, ecco, ricordiamo anche brevemente con Viola due iniziative collaterali. Quest'anno finale del torneo Pulcini anni 91-92, vinta dal Sud Tirolo davanti in finale sull'Hellas Verona, e poi anche un torneo di calcio femminile a 4 vinto dal Bardolino sul Fiamma Monza. Sì, anche questa è un'iniziativa nata per decollare il calcio femminile, e abbiamo accettato anche questa iniziativa. Ringraziamo Franco Viola, l'anima di questo torneo, l'organizzatore, presidente del comitato organizzatore, naturalmente un in bocca al lupo ancora per altri 30 anni e più di successi di questo torneo. Magari, grazie a voi. E siamo al secondo tempo di Fiorentina-Milan, daremo un'occhiata naturalmente subito agli assetti in campo per vedere se i due tecnici hanno operato delle sostituzioni. C'è il numero 14 del Milan, Michelangelo Collitorti, in campo, un centrocampista. Collitorti dunque che opera nel settore di sinistra dello schieramento rossonero, il suo assist a Grossi prova a farsi luce. Ecco il nuovo entrato Collitorti, va via il suo cross pericoloso Collitorti. Vediamo subito, il Milan conferma dunque in campo Tusino con il numero 1, poi in difesa vediamo Cappellari a sinistra con il numero 2, Marco Melis numero 6, Lino Marzorati, Valerio Severi, i quattro difensori, poi c'è Collitorti con il numero 14, esterno di sinistra, Davide Canini con il numero 7, Aide con il numero 4, Michele Riontino con il numero 8, non c'è più Moffa, quindi dovrebbe essere uscito Moffa col numero 18,
e al suo posto Collitordi con il numero 14 di punta. Vediamo sempre Paolo Grossi col numero 10 e anche Carlo Emanuele Ferrario con il numero 16. Quindi una sostituzione dovrebbe essere nelle file del Milan, Collitordi al posto di Moffa. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, in porta tra i pali Scarzanella con il numero 1. Vediamo Scarpellini col numero 2, il centrale difensivo Lodovichi col numero 6, Brondi col numero 3, Mucci col numero 5, Bartalini a centrocampo da destra a sinistra col numero 7, Zagaglioni col numero 4 e Parrini con il numero 8. C'è anche Luci con il numero 10 e le due punte Nicola Moretti con il numero 9 e Elia Luzzoli col numero 11. Quindi Bruni dovrebbe aver confermato gli 11 del primo tempo, sì, è così, mentre Collitordi attivo sulla sinistra è entrato al posto del numero 18 del Milan, Matteo Moffa, e si è messo subito in luce con alcune sgroppate sulla sinistra. Per ora una sostituzione dunque soltanto nelle file delle due squadre, ricordiamo sono tante comunque le sostituzioni, ben 7, quindi possibilità di rivoluzionare le squadre per i due tecnici. Intervento del signor Pieri, punizione a favore della Fiorentina. E vediamo Scarpellini sul pallone, anzi Lodovichi, la sua lunga battuta, l'intervento di Cappellari. Evitare il corner, si rifugia in fallo laterale e c'è Bartalini pronto a rimettere in gioco per i Viola. Bartalini, la sua rimessa in gioco, Moretti all'indietro, non c'è nessun compagno, facile rinvio per Marzoratti. Ma ancora la Fiorentina, Ide, controlla il pallone, si avventa su di lui Parrini, poi a protezione della palla Melis l'uscita di Tusino e la rimessa da fondo campo, ancora Melis, Aide va via, inseguito da Parrini, Ferrario, ma è fallo laterale a favore dei Viola e la rimessa in gioco di Mucci. Moretti, c'è Luci vicino al compagno, prova a farsi vedere, il Milan che gestisce questa fase sempre con Aide, attivissimo, sbaglia l'appoggio a Collitordi e ora la Fiorentina non riesce a evitare il fallo laterale, comunque la rimessa in gioco della stessa squadra viola con Bartalini. Si prova a girarsi Luzzoli, due uomini su di lui, Cappellari, alla meglio la difesa del Milan. E una nuova rimessa in gioco per il Milan, ma l'arbitro fa rimessa in gioco, era un fallo laterale, si riprende. Controllo di Grossi. Gira bene Ferrario, Grossi, bello scambio, chiudono però i fiorentini con Lodovichi, ma ancora il Milan, Grossi, attivissimo, Severi, questa volta l'anticipo vincente di Mucci, Aide, buon lavoro di Aide, poi va a sbattere contro Parrini, questa volta fischia il signor Pieri, la punizione per i Viola, Luci sul pallone, vedete l'intervento falloso ai danni di Luci, di Marzoratti, ecco la situazione dei falli subiti. Luci, sua rincorsa, lo scambio con Zagaglioni, Parrini,
Luci. Aide conquista di forza il pallone. Scambio con Grossi, ma insiste la Fiorentina. Moretti, servito da Brondi, al centro poi c'è Collitorti, è entrato in questa ripresa al posto di Moffa e libera il fallo ai danni di Ferrario. E un altro cartellino giallo, questa volta per Scarpellini, secondo cartellino giallo della partita. Nel primo tempo era stato ammonito Severi, il numero 3 del Milan, questa volta ammonizione per Nicola Scarpellini, abbiamo visto nella riproposizione a cura di Anna Franca De Paolis il fallo di Scarpellini. Cappellari pronto alla battuta, serve Melis, allarga per Marzoratti, Severi, difensori del Milan, troppo lungo il passaggio, tutto facile per Scarzanella, portiere dei Viola, Viola pericolosi nel finale di tempo, hanno chiamato un intervento difficile Tusino, una punizione, un tocco di Luci per Parrini, il destro non trattenuto da Tusino, poi il pallone in corner, azione più pericolosa della partita nel finale del primo tempo. Messa in gioco con Severi del Milan, Marzoratti, Cappellari, controllo di Cappellari, Collitorti, ancora Cappellari, in avanti Cappellari, c'è la chiusura difensiva di Lodovichi, e la rimessa in gioco, Collitorti, Ferrario, troppo in profondità per Grossi. Lungo rinvio di Scarzanella, salta Moretti, salta anche Melis e poi intervento deciso fuori misura di Severi, regala questa rimessa in gioco alla Fiorentina, ancora fallo laterale per i Viola, Bartalini. Ricevuto da Luzzoli, Zagaglioni, Parrini, due uomini, poi il destro ci prova Bartalini, tenta la conclusione, è nettamente fuori misura, 10 minuti del secondo tempo, sempre 0-0, ricordiamo in caso di parità 10, i due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno, poi eventualmente i calci di rigore. Ferrario, ancora il Milan, c'è questo deciso intervento difensivo di Lodovichi, la messa in gioco dei rossoneri e Severi. Interrompe poi Brondi, la trama offensiva, ma ancora il Milan. Tutto nella metà campo della Fiorentina, Aide si gira bene, affrontato da Parrini. Aide. È la finta per Ferrario, che poi incespica. Finta di Grossi per Ferrario. Ancora il Milan con Collitorti, anzi con Riontino. Grossi riceve Collitorti. Zagaglioni, gioca nuovamente in pochissimo spazio, poi libera Parrini, colpo di testa di Melis a chiamare in causa Tusino, Marzoratti, Severi, Marzoratti, in avanti per lo scatto di Ferrario, troppo lungo il passaggio, Parrini, colpo di testa di Marzoratti, controllo di Melis, Cappellari, Collitorti, domestica il pallone con il sinistro, poi va via Bartalini, Collitorti, lo scambio con Grossi, ma chiude
chiude la Fiorentina e nuovamente una rimessa in gioco a favore dei Viola. Mette giù il pallone Collitorti, poi Cappellari, Ferrario, ma c'è la chiusura di Brondi e il pallone finisce tra le braccia di Scarzanella. Battuta lunga, buon calcio di rinvio di questo giovane portiere Claudio Scarzanella. Intervento falloso ai danni di Collitorti, Michelangelo Collitorti, classe 85, punizione, c'è il capitano milanista Melis sul pallone, il suo destro, il controllo di Grossi, poi sbaglia il rinvio Bartalini, Milan ancora in possesso di palla ma fatica a dare incisività alle sue trame offensive, la squadra allenata da Giovanni Lorini. Chiudono bene i difensori Viola, questa volta il fallo è a favore della Fiorentina, fallo su Luci, vediamo, un intervento deciso di Severi, punizione già battuta dalla squadra di Luciano Bruni, riceve Bartalini, subito di prima intenzione al centro, colpo di testa di Luzzoli, poi rinvia la difesa rossonera, Brondi di testa, Parrini, Luci mette il pallone a terra, due avversari su di lui hanno la meglio e Marzorati può gestire tranquillamente questo pallone in fase difensiva, scambio con Severi, Ferrario prova ad andare via, Brondi viene messo giù, punizione. Si fa vedere Aide, Severi, Canini, Luci, conquista il pallone, cerca spazio Parrini affrontato da Canini, poi Mucci, Luzzoli, ancora Luzzoli, Brondi, Brondi, due avversari su di lui, riparte il Milan con Canini, al centro c'è Ferrario ma recupera Brondi e la rimessa in gioco per i rossoneri, ancora Brondi in fallo laterale, sempre Canini pronto a rimettere in gioco. Quando sono, siamo al quarto d'ora, oltre il quarto d'ora del secondo tempo, è sempre 0-0 tra Fiorentina e Milan, finale che vale il trofeo Città di Arco Beppe Viola, giunto alla 31esima edizione. Cappellari, ancora un intervento del signor Pieri, punizione concessa al Milan e rivediamo l'intervento falloso sul pallone riontino, suo sinistro in area ma c'è il colpo di testa a liberare di Lodovichi, ancora il Milan, non ha meglio i difensori Viola, esce Tusino ma può tranquillamente recuperare il pallone con le mani, suo rinvio, controllo difficile di Luzzoli, Aide lascia il capitano Melis, poi riparte Bartalini, fallo commesso su di lui da Melis,
Vedete Bartalini, azione offensiva, il doppio intervento di Collitorti e Melis, la punizione, mentre c'è un nuovo ingresso in campo nelle file del Milan. Si tratta del numero 21, Davide De Nigris, un attaccante classe 75, esce Severi. Vediamo dunque adesso come cambierà l'assetto tattico del Milan. De Nigris, classe 85, un attaccante di ruolo, per un difensore come Severi evidentemente Lorini vuole dare più incisività alla sua squadra. Tanto questa punizione a favore dei Viola. Zagaglioni al centro, nessun Viola alla deviazione. E dunque il numero 21, De Nigris, che vediamo subito occupare posizione più avanzata in attacco sulla sinistra del reparto offensivo rossonero. Grossi, Ferrario al centro. Ferrario, c'è nessun compagno a seguire il suo suggerimento. Severi, che occupava la posizione di esterno destro difensivo. Assetto difensivo del Milan con Marzorati e Melis centrali, Cappellari sulla sinistra. Vedete il capitano Melis, buon intervento su Luzzoli. Arretra ora Canini, il numero 7 all'esterno destro di centrocampo, a coprire la difesa del Milan passata a 3 con l'uscita di Severi, ma con Canini pronto a ripiegare in fase difensiva. Grossi prova a servire al centro, nuovo entrato De Nigris, c'è il recupero di Brondi e non riesce a evitare il fallo laterale Bartalini. La rimessa in gioco di Collitorti. Collitorti, il suo cross, rincorre Canini, il pallone, c'è Mucci su di lui, si lotta sulla bandierina del calcio d'angolo, sbandiera Guardaline, rimessa da fondo campo per la Fiorentina con il portiere Scarzanella. E dunque due punte ora stabilmente per il Milan, De Nigris e Ferrario. Grossi spostato nella posizione di rifinitore, dietro alle due punte Ferrario e De Nigris, un centrocampo a 4, una difesa a 3, dunque qualche accorgimento da parte di Giovanni Lorini per dare più efficacia alla fase offensiva di questo Milan, che poi quando giunge in prossimità dei 16 metri si perde. E finora l'occasione più pericolosa della partita è stata costruita dalla Fiorentina nel primo tempo, una punizione di Parrini neutralizzata con qualche difficoltà da Tusino. Fiorentina ancora in avanti con Moretti, ma si chiude la difesa del Milan, il colpo di testa di Aide, Parrini il suo sinistro è coraggioso ma nettamente fuori bersaglio. E Tusino ancora da fondo campo. Il destro di Tusino. Collitorti. In profondità per Ferrario. C'è Scarpellini ad inseguirlo. Grossi. Al centro, ribattuto da Lodovichi, il cross, ma ancora il Milan con Grossi, affrontato da Zagaglioni. Non ha meglio i difensori Viola, poi un conquistano anche un fallo laterale, intanto la prima sostituzione nelle file della Fiorentina, il numero 17 sta per entrare in campo, Thomas Cortese, classe 86,
un centrocampista, vediamo chi sarà chiamato in panchina, il numero 8 Parrini, ma uno dei migliori della sua squadra, evidentemente ha speso molto Parrini, riceve gli applausi dal pubblico di Arco, entra dunque Cortese nella Fiorentina al posto di Parrini, Cortese con il numero 17, Thomas Cortese, ed è uscito Parrini, autore del tiro più pericoloso della partita, come abbiamo detto, nel primo tempo. Bisogna tener conto che questi ragazzi hanno speso molto in questo torneo, iniziato soltanto giovedì scorso, al ritmo per queste squadre che sono approdate fino in fondo di una partita al giorno, tranne la giornata di riposo di lunedì. Un cross senza troppe pretese da parte di Riontino, tutto facile per Scarzanella. Salta ancora Riontino di testa. Fiorentina prova a ripartire con Cortese, ma chiude Melis, il capitano rossonero, c'è Luzzoli su di lui. Il fallo laterale a favore del Milan, ancora con il suo capitano. Colpo di testa di Bartalini. Fallo laterale a favore della Fiorentina, non è falloso l'intervento ai danni di Moretti. Ed Bartalini sempre dalla bandierina, 24 minuti di gioco, sempre 0-0 tra Fiorentina e Milan. Moretti, un lavoro, ma subito un terzo uomo su di lui a chiudere Riontino. La rimessa in gioco per il Milan con Collitorti. Grossi, toccato il pallone un giocatore della Fiorentina, dunque ancora una rimessa laterale, sempre Collitorti, cambio con Grossi, poi il tocca sul primo pallone, Cortese, numero 17 della Fiorentina, fallo commesso da Marzoratti e punizione per la Fiorentina, fallo ai danni di Moretti, vedete, intervento del numero 5 rossonero. Salta Melis, alla meglio, Cortese riceve ma chiude con successo Collitorti, poi il fallo commesso ai suoi danni e dunque la punizione questa volta a favore del Milan. Ecco ancora Anna Franca De Paolis che ci ripropone il fallo in questione, riparte il Milan, Grossi, su di lui subito Bartalini, mezzo per Ferrario, lotta con successo Brondi, Zagaglioni, Mucci, l'inserimento di Mucci, Luci, c'è la respinta di Melis, poi un rimpallo, poteva mettere in moto Moretti, ma l'uscita tempestiva di Tusino. E ancora Fiorentina sulla destra con Bartalini. Il buon lavoro di Luzzoli, trovo difficile, Cortese, giù il pallone, Luci, si allunga troppo la palla, la meglio Marzoratti, Mucci, suo sinistro a cercare Luci, Moretti, intervento, buon intervento di Melis in scivolata, poi Collitorti, lo scambio con Riontino e ancora un fallo laterale per i rossoneri. Il nuovo entrato nel Milan, De Nigris con il numero 21, sbaglia Scarpellini, ha regalato il pallone a De Nigris, attenzione Grossi in area e Brondi a chiudere, calcio d'angolo a favore del Milan al 27esimo del secondo tempo, sul punteggio sempre di 0-0 tra le due squadre, ed è Davide Canini dalla bandierina
rincorsa, i Canini, attenzione, l'uscita, aveva tentato l'uscita Scarzanella, poi ci aveva ripensato, pericolosa. E rivediamo, vedete Scarzanella, poi ci ripensa, il colpo di testa pericoloso. Ancora la Fiorentina, Mucci, molto attivo a servire Moretti, ma il controllo non riesce al numero 9 Viola. Ancora Mucci, un fallo laterale per la rimessa in gioco di Cappellari. Spostato a destra dopo l'uscita di Valerio Severi, l'esterno difensivo di destra dello schieramento rosso-nero. Melis, cercare Collitorti, su di lui Bartalini, Collitorti in velocità, Cortese non riesce a chiudere, ancora il Milan con Riontino, Cortese, Riontino, Ferrario, Grossi, chiude Scarpellini, ma ancora il Milan insistere con Aide. Intervento difensivo di Brondi, Aide, difficile pallone da domesticare, vi riesce il nigeriano, ancora il nigeriano, si fa vedere Canini sulla destra, riceve Canini in mezzo e il mancato colpo di testa di De Nigris, ma ancora il Milan, pericoloso, grande intervento e poi c'è il gol del vantaggio del Milan al 29esimo, il gol del vantaggio del Milan al 29esimo. Di De Nigris dovrebbe essere, vedete De Nigris il primo tentativo, poi ancora il Milan che insiste con Collitorti ed è proprio De Nigris a mettere il pallone in rete al 29esimo, dunque Milan in vantaggio al 29esimo della ripresa con De Nigris. Entrato in questa ripresa, lo ricordiamo, al posto di Severi, dunque sostituzione azzeccatissima da parte di Lorini, mentre nella Fiorentina nuovo ingresso, entra in campo il numero 16 Carletti, è uscito Leonardo Carletti attaccante ed è uscito Moretti, quindi non cambierà nulla dal punto di vista tattico, una punta per un'altra punta. Fuori Nicola Moretti, dentro Leonardo Carletti con il numero 16, aveva speso molto Moretti. De Nigris, dunque l'autore del gol che permette al Milan di condurre questa finale, la conclusione della distanza di Bartalini, la risposta pronta di Tusino. Vedete la respinta, la prima respinta di Tusino, poi il tiro al volo di Bartalini, ancora Tusino. Quindi il Milan ha approfittato subito di uno sbandamento difensivo della Fiorentina, un'azione insistita. Primo colpo di testa mancato di De Nigris, poi sugli sviluppi ancora De Nigris è riuscito a mettere il pallone in rete da due passi dentro l'area di porta e a regalare dunque il gol del vantaggio per il Milan. Mancano poco più di 10 minuti al termine, vedremo poi il recupero naturalmente dell'arbitro, il termine di questa finale del trofeo Città di Arco Beppe Viola, giunto alla 31esima edizione, torneo riservato, ricordiamo, agli under 16, disputano il campionato allievi nazionale. Fiammata del Milan, Fiorentina per lungo possesso di palla e anche alcune buone trame si era fatta preferire in alcune fasi dell'incontro, ma il Milan ha messo in atto il colpo dell'1-0, mentre un nuovo ingresso nelle file milaniste, si tratta del terzo cambio per i rossoneri. Entra il numero 13 Bignamini ed è uscito Grossi, dunque
Adesso Bignamini pensa un po' a coprire Lorini, e Bignamini è un difensore. Grossi, abbiamo visto, operava da ispiratore delle punte, da trequartista. Infatti le due punte rimangono l'autore del gol, De Nigris e Ferrario. Mentre andiamo a vedere quale posizione occuperà Bignamini, il numero 13. Ancora il Milan con Collitorti. Collitorti, c'è Melis, riceve. Ora Collitorti. Un po' di testa di Bartalini. Vedete, nuovo entrato, il suo primo intervento di Bignamini, dunque è andato a occupare la posizione di centrale difensivo insieme a Marzoratti, mentre Melis si è spostato a sinistra. Attenzione a Ferrario in profondità, ancora per De Nigris. De Nigris sulla porta, salva Brondi, salva Brondi a portiere battuto, salva Brondi a portiere battuto. Poi c'è l'intervento del signor Pieri ad ammonire un giocatore della Fiorentina, mentre c'è a terra Aide. Fasi concitate in questa fase conclusiva, la Fiorentina sotto di un gol, ma il Milan ancora vicino alla rete, al raddoppio, sempre con De Nigris. Ammonizione per Zagaglioni nelle file della Fiorentina, mentre sta per entrare ancora un giocatore sempre nella squadra viola, il numero 13 Frilli. Entra il numero 13 Frilli, Furio Frilli, classe 85, un difensore, ed esce Bartalini, anche lui ha speso molto sulla fascia destra. Frilli va a occupare la posizione di esterno destro, ma attenzione ancora De Nigris, esce Scalzanella. Chiude Marzoratti, Tusino, rinvio, Aide recuperato dall'infortunio, nulla di grave per lui. Collitorti, 35esimo. Sempre Milan in vantaggio sulla Fiorentina grazie al gol segnato da De Nigris. Scarzanella e il suo lungo rinvio. E ancora Scarzanella a controllare questo pallone. C'è Ferrario pronto ad attaccarlo. Colpo di testa di Aide, poi Canini. Intervento falloso, i danni di, vediamo il primo intervento, ecco, falloso ai danni di Canini. La punizione concessa a favore del Milan. Marzoratti, e c'è l'intervento falloso, è stato ostacolato da De Nigris secondo l'arbitro, il signor Pieri di Genova. Colpo di testa di Melis, ancora il Milan con Collitorti, buona prova, è entrato all'inizio del secondo tempo sulla sinistra. Riontino, Collitorti, Melis davanti per De Nigris, il fallo commesso ai suoi danni, parte di Lodovichi e la punizione, vedete, intervento falloso di Lodovichi ai danni di De Nigris, calcio di punizione. Ma non è giusto.
Aide sul pallone, 37 intanto i minuti di gioco in questa fase finale del secondo tempo, con i rossoneri in vantaggio. La rincorsa del nigeriano in mezzo, un pallone, attenzione ancora De Nigris, pericolo nell'area viola, ma poi l'azione termina con questa rimessa in gioco. Rivediamo intanto la punizione, controllo, vedete, difficoltoso di Canini, poi ancora De Nigris, poi c'è l'intervento di Mucci. Fiorentina, dopo il gol subito, non ha saputo più riproporsi in avanti. E Milan che ha sfiorato ancora il raddoppio con De Nigris. Porta vuota ha salvato Brondi, quando anche Scarzanelli era stato superato dalla conclusione di De Nigris. Attenzione alla Fiorentina, ora in avanti con Carletti, è entrato al posto di Moretti, ma recuperano, chiudono bene Melis e Collitorti. Fiorentina che insiste in queste fasi finali della ripresa, rimessa in gioco di Frilli, libera poi Bignamini, Aide, rovesciata, Brondi, il suo controllo, De Nigris ostacola Brondi, recupera poi Aide, Cappellari, Zagaglioni, si allunga troppo il pallone, Ferrario non riesce a recuperarlo, ma insiste ancora Zagaglioni, grande generosità, Luci, si fa vedere sulla sinistra Mucci, ma voleva servire Cortese, ma è sbagliato il passaggio di Luci. Insegue intanto questo pallone Lodovichi, chiama in causa Scarzanella. Aide, numero 8 Riontino, De Nigris l'autore del gol, lo scambio con Ferrario, esce Scarzanella, sventa questo pericolo, ormai la Fiorentina si scopre con frequenza, deve rischiare qualcosa per pareggiare. Ora la Fiorentina con Frilli, intervento in scivolata perfetto di Melis, rimessa in gioco a favore dei Viola. E ha provato a conquistare l'angolo, ma era un fallo laterale. Frilli, e non si intende con il compagno, con Cortese, e regala questa opportunità al Milan. 3 minuti di recupero intanto, quando è scattato il 40° minuto anche del secondo tempo. Salta Riontino, ancora una rimessa in gioco a favore del Milan. Melis, colpo di testa all'indietro di Collitorti, e ancora il Milan con Melis. Salta Bignamini, Melis senza troppi complimenti spazza via lontano il pallone, Mucci, Zagaglioni in avanti per Luzzoli, ma è Melis, dominatore del reparto difensivo del Milan in questa fase finale. Frilli riesce a recuperare il pallone, Luci, un lavoro sull'esterno di Carletti,
De Marzorati, poi Bignamini, si ostacolano i giocatori del Milan e per poco non combinano un pasticcio. E rivedete Bignamini, esce anche Tusino, guardate, poi arriva Luci di testa e riesce a recuperare Tusino. Un minuto alla conclusione della partita di questa finale del Trofeo Città di Arco, Beppe Viola. Milan che sta per iscrivere nuovamente il suo nome nell'albo d'oro di questo torneo. Bignamini in fallo laterale. Ultima edizione nel 2001, lo scorso anno fu vinta dalla Roma. Cortese, rimessa in gioco, Carletti, di lui Melis, ultimi secondi di speranza per la Fiorentina per recuperare il risultato. E termina qui l'incontro, il fischio finale del signor Pieri. Il Milan si aggiudica la 31esima edizione del Trofeo Città di Arco Beppe Viola grazie alla rete segnata da De Nigris nella ripresa al 29esimo. E il Milan così raggiunge proprio la Fiorentina in testa alla classifica delle squadre vincitrici del trofeo. 5 vittorie per la Fiorentina, 5 vittorie con questa per il Milan, mentre vediamo il dettaglio numerico della partita. Milan che aveva già vinto il torneo nell'85, nell'86, nell'88 e nel 2000. E dunque bissa ancora il successo ottenuto 2 anni fa, recentemente, anche se naturalmente sono squadre diverse. 5 successi per il Milan e 5 per la Fiorentina. E nella classifica poi segue la Juventus con 4 vittorie, il Verona, il Vicenza e la Roma con 3 successi, il Napoli con 2, poi una vittoria a testa per Bologna, Cesena, Torino, Genoa, Inter e rappresentativa lombarda. Immagini di festa dei giocatori del Milan, che comunque poi ha legittimato il successo, mentre Anna Franca De Paolis ci ripropone le fasi salienti di questo secondo tempo. E questo è l'azione del gol decisivo della squadra milanista, Collitorti in mezzo, ne vedete prima Ferrario, la respinta di Scarzanella, ma c'è in agguato De Nigris che deposita la palla nel sacco per il gol partita. Ne vedete ancora proprio sfruttato il primo sbandamento difensivo della Fiorentina, Grossi, Ferrario, non arrivano alla deviazione, ma c'è De Nigris puntuale, dunque anche tra l'altro una sostituzione azzeccata da parte del tecnico milanista Giovanni Lorini, che aveva fatto entrare De Nigris proprio nel secondo tempo al posto del difensore Valerio Severi. E Milan, dicevamo, che poi ha legittimato questa vittoria andando vicino al gol in un paio di occasioni, ancora con lo stesso De Nigris. Ed ora la cerimonia di premiazione della squadra milanista. Probabilmente grande soddisfazione in casa rossonera per questo successo. Questa squadra, come dicevamo, per quanto riguarda il campionato lievi nazionali, inserita nel girone B, aveva cominciato non troppo bene la stagione a causa di vari infortuni. Nelle ultime giornate del campionato è rientrata in corsa per il terzo posto, mettendo in luce anche alcune buone individualità come Ferrario, come Grossi, complesso interessante. Tra l'altro
alcuni uomini anche importanti, alcuni ragazzi importanti nel Milan e anche nella Fiorentina assenti per gli impegni con la nazionale Under 16 in Portogallo. Irriducibili! Matteo Teoldi e di Roberto Bortolotti nel Milan convocati nella nazionale Under 16. Bortolotto poi si è infortunato, mentre nella Fiorentina, convocato in nazionale Under 16 in Portogallo, c'è Gabriele Baronetto, classe 85. Assente invece per infortunio qui ad Arco il portiere titolare della squadra viola, Emiliano Viviano, classe 85, ma comunque se non fosse stato infortunato avrebbe dovuto rispondere alla chiamata nella nazionale Under 16 in Portogallo. E tra l'altro, a proposito di questa partita nazionale Under 16, c'è anche qualche risvolto polemico, perché si dice l'attività degli Under 16 non è così intensa e quindi si poteva magari trovare un'altra occasione per un impegno della nazionale, un amichevole, che invece è stata disputata proprio in concomitanza con questo importante torneo, sicuramente più importante in Italia e uno dei più importanti in Europa per quanto riguarda questa categoria. Siamo in chiusura di collegamento da Arco, ricordiamo si è conclusa la 31esima edizione del trofeo Città di Arco Beppe Viola con il successo del Milan in finale sulla Fiorentina, autore del gol decisivo il numero 21 del Milan, David De Nigris. Un gol dunque che ricorderà nella sua carriera. Tutto, ringraziamo Anna Franca De Paolis in regia, ringraziamo anche Nello Morandi, capo ufficio stampa del comitato organizzatore del trofeo Città di Arco Beppe Viola. È tutto da Arco, la linea può ritornare allo studio di Roma.